Sono Gianni Salvetti dello studio AKS Architetti di Firenze e insieme a Lorenzo Bacci e Marco Casalena abbiamo realizzato in occasione del Fuori Archifest, abbiamo realizzato questa installazione in piazza Arnolfo di Cambio a Colle Valdezza. Abbiamo organizzato la piazza secondo un disegno geometrico che ci era già stato suggerito dall'attuale piazza, dove abbiamo predisposto dei dispositivi che noi chiamiamo appunto dispositivi per la sensibilità, non sono altro che dei telai in legno neutri caratterizzati solamente da alcuni teli, e questi dispositivi in un certo senso vogliono stimolare la sensibilità di ogni abitante. Questi dispositivi non sono fissi ma sono solamente appoggiati a terra e possono assumere le diverse configurazioni a seconda anche della sensibilità di ognuno di noi. Siamo qui perché l'installazione ha previsto un disegno a terra nella piazza principale di Colle Valdelsa, basata su delle X bianche posizionate a un metro di distanza ciascuna, sul quale poi vengono posizionati dei moduli e dei telai di legno che predispongono la struttura in sé. E questa struttura può essere comunque mutabile nel tempo e in qualche modo gestita dai fruitori e dagli osservatori della piazza. In sostanza, di che cosa si tratta? Come vedrete appunto nelle immagini, gli elementi posizionati nella piazza possono assumere varie configurazioni rispetto alle persone che ne usufruiscono. Come ad esempio i bambini. I bambini sono stati molto interessanti perché hanno interagito subito d'impatto con i telai e le strutture e ne hanno configurato uno spazio come se fosse una capanna. Hanno utilizzato le tende come elementi di riparo e le hanno autogestite in modo da poter creare al di sotto uno spazio di gioco e di aggregazione. Il titolo del progetto è Autonomie Sensibili. Autonomie Sensibili perché? Lo spazio pubblico è gestito in autonomia dalla cittadinanza, la quale può liberamente organizzare le situazioni e le funzioni che vuole. Il filo conduttore di queste autonomie è la sensibilità, perché ognuno con la propria sensibilità può gestire uno spazio pubblico. D'altronde siamo tutte persone sensibili e in autonomia possiamo organizzare una funzione pubblica. Il sogno di Marco qual è? Il sogno è quello di ricreare la stessa configurazione qui a Livorno, esattamente. Ci piacerebbe soprattutto in una piazza come potrebbe essere quella della piazza del Luogo Pio e non necessariamente solo uno spazio urbano, ma anche uno spazio non urbano come potenzialmente anche le colline livornesi, dove gli spazi di aggregazione possono essere creati anche a contatto in relazione con la natura. Come si fa a riportare Lorenzo a Livorno? Dopo questo primo esperimento andato a buon fine a Colle Valdelsa, la nostra volontà è anche quella di mettere alla prova la nostra città con questo sistema e con queste operazioni, per vedere se anche a Livorno operazioni di questo genere possono riuscire e coinvolgere la cittadinanza in un nuovo tipo di progettazione. Il vostro appello qual è, Marco? Noi come gruppo vorremmo che il nostro progetto fosse accolto dalle istituzioni livornese per dare più agio e respiro alla città di Livorno rispetto ai contesti e alle visioni anche nazionali ma soprattutto internazionali, e che il nostro progetto divenisse un elemento di esportazione e di accreditamento culturale per la città stessa e per i fruitori stessi. Il nostro appello è quello di poter interagire con le istituzioni, quindi al sindaco, all'assessore alla cultura, all'assessore all'urbanistica, che possano ascoltare e capire e vedere il nostro progetto, i nostri contenuti per trovare una soluzione e mettere in pratica queste autonomie anche a Livorno. Se trovate interessante il nostro progetto, mi raccomando, seguite le nostre pagine Instagram, Facebook, Autonomie Sensibili e soprattutto il sito autonomiesensibili.com.